luglio del 1941 Mussolini decise di inviare un corpo di spedizione italiano in Russia dopo che i tedeschi avevano invaso l'Unione Sovietica. Questo corpo di spedizione in Russia era forte di circa 63.000 uomini, avanzò nella Russia meridionale e partecipò a tutto un ciclo di operazioni invernali nella Russia appunto meridionale, nel bacino del Donetsk e del Dnipro. Nell'estate del 1942 questo impegno militare italiano in Russia si incrementò fino a raggiungere il livello di un'armata forte di oltre 200.000 uomini. Questa armata fu schierata lungo il corso sinuoso del fiume Don e si mise in posizione difensiva lungo il fiume, fino a quando venne coinvolta in un ciclo di combattimenti che portarono l'armata italiana a un primo ripiegamento a metà dicembre del 1942. E il corpo d'armata alpino invece rimase inchiodato sulle sue posizioni sul fiume Don fino al gennaio, quando anche il corpo d'armata alpino fu costretto a una disastrosa ritirata. E la ritirata quindi durò per oltre un mese e fu coinvolta dapprima le nostre fanterie e poi il corpo d'armata alpino. Diamo una cifra, fino al dicembre del 1942 erano caduti circa 5.000 soldati italiani. Sappiamo che durante le ritirate, perché le ritirate furono più di uno, possiamo ipotizzare che siano caduti circa 20.000 soldati italiani. Ebbene, a noi mancano, e qui abbiamo i documenti al Tempio di Carniaco, noi sappiamo che dalla Russia non sono tornati circa quasi 100.000 soldati italiani. Che fine hanno fatto questi 75.000 circa soldati italiani che mancano, diciamo, al computo delle perdite di cui noi sappiamo? Ebbene, sono morti in prigionia, ovvero catturati a decine di migliaia i nostri soldati, furono avviati in prigionia, molti dei quali morirono nei trasferimenti nelle famose marce del Davai, e una grandissima parte morì di fame, malattie e stenti appunto in prigionia. Sappiamo che dalla prigionia di Russia tra il 1945 e 1946 rientrarono circa 11.000 prigionieri. Ecco, queste sono le stime degli oltre 200.000 soldati italiani, si dice esattamente 229.000 soldati italiani inviati in Russia. Poco meno di 100.000 non sono tornati. Ecco, quindi il bilancio della campagna di Russia è tragicissimo, perché quasi uno su due non tornò. Sono venuto a Carniaco, dove c'è il tempio dedicato ai reduci della campagna di Russia, e per me è un momento di grande felicità e grande commozione, perché mio padre era ufficiale degli alpini, ha fatto ritirate di Russia e è tornato, ma io negli anni successivi, fino a quando è stato in vita, ho vissuto con lui le adunate degli alpini, ho visto della gente fantastica, una generazione fantastica, e quindi sono rimasti nel cuore. In particolare è bello perché qui a Carniaco mi riunisco ancora con Giovanni Soncelli, verso cui mi unisce un vincolo di cuore e affetto straordinario. E ve lo racconto brevemente. Il giorno prima di Nikolaevka la colonna italiana fu attaccata pesantemente ad Arnautovo, dove era presente la 33esima batteria, che era la batteria di mio padre, che tutta la notte cercò di resistere a questi impetuosi attacchi di soldati sovietici che volevano rompere la colonna. Alla fine la batteria era quasi finita, era rimasto un pezzo e non poteva reggere, e questo poteva determinare vita o morte per 60-70.000 persone. Mio padre, ferito due volte, che non riusciva a camminare, si trascinò per essere utile alla fine del paese per aspettare i rinforzi. E a un certo punto vide spuntare nella notte il tenente Soncelli e gli disse: Forchielli, dove sono i russi? E mio padre disse: là. E li vide tutti andare all'arma bianca contro i russi nella neve. Su bei monti, su bei
A Darmutovo il sottotenente Paolo Forchielli della 33esima batteria del gruppo Bergamo allora trova mio zio, di cui mi onoro di portare il nome, che era sottotenente del battaglione Tirano della 49esima compagnia. La loro amicizia era nata in Aosta 41, quindi erano dei giovani universitari neolaureati che avevano fatto il corso ad Aosta della Scuola Militare Alpina. Poi l'osservatorio del gruppo Bergamo e l'avamposto della 49esima compagnia del battaglione Tirano erano sulla stessa ansa del nord. La loro amicizia si era consolidata nelle lunghe notti insonni perché dovevano cercare di sventare le pattuglie sovietiche che attraversavano il Don per disturbare le truppe italiane. Allora, il battaglione Tirano, quindi, con la 46esima compagnia, la 49esima compagnia e la compagnia comando, si è immolata dal Nutovo. Praticamente sono morti quasi tutti quelli del battaglione Tirano. Mio zio è morto, colpito nella regione toracica da un proiettile esplosivo sparato da un fucilone anticarro. Io ho un alto legame con la campagna di Russo. Mio padre, ufficiale della divisione sforzesca, caduto prigioniero la notte di Natale del 42, è rientrato dalla prigionia e faceva parte di quei 10.030 ritornati italiani, ritornati dalla lunga prigionia, ed è ritornato l'8 luglio del 1946, dopo diciamo 4 anni di prigionia nel campo 160 di Suzdal. Allora, quindi il mio legame con la campagna di Russia è doppio, nipote di un caduto decorato di medaglia d'oro e figlio di un prigioniero reduce. E per questo che quest'anno io e un altro figlio di un reduce, Giovanni Reginato, ci siamo candidati e facciamo parte del nuovo direttivo dell'Associazione Nazionale Italiana Reduci di Russia. Oggi ci troviamo qua a Calniaco, che è la sede spirituale della campagna di Russia, il tempio costruito e voluto da Don Caneva, reduce di Russia, e praticamente siamo qui per tramandare il ricordo di quell'immane tragedia di 230.000 soldati, dei quali 100.000 sono rimasti, praticamente quasi 100.000 sono rimasti in Unione Sovietica. E il nostro compito non è soltanto quello di tramandarne il ricordo di quella tragedia, ma è anche quello, che fa parte dello statuto voluto dai nostri padri nel 1946, dove è possibile di riportare a casa i resti dei nostri caduti, cosa che abbiamo fatto sia nel settembre scorso, sia anche a marzo, grazie anche all'opera meritoria di alcuni volontari che fanno parte della Italia Recovery Team. E quindi spero che in questa terra di Friuli, che tanto gloria ha dato con la divisione Iulia a quella campagna, il ricordo di quella tragedia e soprattutto di questo territorio e della sacralità di questo territorio venga mantenuto alto e che quindi Calniaco venga preso ad esempio di una piccola zona di grande italianità e di grande rispetto per i nostri caduti. Il Tempio di Calniaco non è solo un luogo di commemorazione, ma è un luogo dove i ragazzi delle scuole devono venire per capire
che Italia è stata, chi è venuto prima di noi, come erano fatti, capire da questi infiniti atti di eroismo, di abnegazione, di altruismo, di coraggio, a che cosa è stata l'Italia dei nostri padri e dei nostri nonni, perché l'ispirazione che se ne trae è immensa. Erano persone che non avevano paura, non avevano fame, non conoscevano l'angoscia, non conoscevano le difficoltà. Queste caratteristiche se le sono portate tutta la vita e a loro dobbiamo il nostro miracolo economico. E credo che sia molto importante per i ragazzi ripartire da lì. Grazie.